Mister, l'emozione di 90 minuti in panchina con il Vado penso sia comunque una giornata per lei da ricordare. L'abbiamo vista particolarmente coinvolta per tutta la partita. È stata una battaglia, 90 minuti di grande intensità, 3-5-2 per entrambi, moduli speculari. Voi andate via con il rammarico di questo rigore sbagliato che poteva, insomma, regalarvi 3 punti per la classifica, anche per il morale, sicuramente preziosi. Ma sì, guarda, allora, intanto certo l'emozione è stata tanta, anche se sono una persona abbastanza tranquilla e serena, non è che mi smuove tanto le cose, però insomma è stata tutta una cosa così veloce ed è stato piacevole, non c'è stato quasi il tempo di pensare, perché è arrivata mercoledì sera questa notizia così improvvisa. Ovviamente abbiamo dovuto velocemente adattarci. Io sono stato portato in prima squadra quest'anno per cercare di fare un'annata dove studiare un po' il campionato, studiare un po' la categoria, e invece mi sono subito trovato comunque buttato in questa occasione ed è stata veramente bella. È stato un onore allenare questi ragazzi, perché sono un gruppo fantastico e, come dici tu, c'è il rammarico di essere venuti via senza i 3 punti, però i ragazzi hanno risposto come dovevano rispondere. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che loro dicono che sono stati, cioè, vogliono giocare per salvarsi, ma secondo me sono molto attrezzati, molto tecnici, hanno un grandissimo tecnico e mi hanno fatto una bella impressione. Immagino le abbia fatta piacere anche la fiducia della società per questo passaggio comunque importante. Ha avuto notizie, insomma, è una parentesi questa che si va a concludere oggi, oppure ci sono possibilità magari per un proseguo della sua esperienza in panchina? Ma io con la proprietà ho un grandissimo rapporto, comunque sono 12 anni che sono nel Vado e quindi diciamo che il rapporto si è consolidato con il tempo. Quest'anno hanno voluto farmi fare un salto di qualità importante per farmi imparare comunque una categoria che per tanti anni ho guardato da fuori, ho seguito da fuori, ma ovviamente dentro è tutta un'altra situazione. Ora ci godiamo questo risultato, che anche se andiamo via senza i 3 punti ce ne stiamo tranquilli, abbiamo da recuperare qualche infortunato. Io non so quello che accadrà, io sono a disposizione della società, sono lì e vediamo cosa succede. Cosa ne pensi del rigore di Lobosco? Loro dicono che forse prima c'era un fallo, invece secondo me non era troppo da ravvisare. Anche del rosso di Pera, che è stato inserito subito, forse quello c'era, non era troppo entrato ancora in partita. Ma allora, guarda, sul rigore di Lobosco io il fallo prima non l'ho visto, sono sincero, non l'ho visto, lo rivedremo poi, ma non l'ho visto. Il fallo poi da rigore mi sembra netto, direi che non ci sono tante, non c'è tanto da dire. Il rosso di Pera è giusto, secondo me il ragazzo ha fatto la cosa giusta, anche se secondo, ripensandoci bene, era abbastanza vicino, poteva provare a rincorrerlo un po', a tenerlo per la maglia e magari prendeva un giallo e non un rosso, però quando entri così da dietro, sulle gambe, oltretutto con la gamba anche abbastanza alta, secondo me è stato corretto. Soprattutto anche ho visto un po' spento un giocatore come Donaggio oggi, che solitamente siamo abituati a vederlo fare grandi prestazioni. Oggi forse al netto anche di queste difficoltà che state trascorrendo in queste settimane, forse è quello che non gli ha dato il giusto piglio per questa partita. Ma no, guarda, allora Luca senza ombra di dubbio è un grandissimo giocatore, assolutamente, questo è indiscutibile. Lui è in ritardo di condizione perché ne viene da un infortunio brutto alla spalla, ha avuto un'operazione, quindi ha iniziato con noi, ma ha iniziato a parte, è entrato nel gruppo quando la preparazione era già molto avanti, quindi diciamo che lui oggi si sentiva di fare questa partita perché comunque ci teneva molto, è un ragazzo d'oro, è in ritardo di condizione, ma ce lo teniamo molto contenti e prima o poi adesso si rimetterà a posto fisicamente e tornerà il ragazzo, il giocatore soprattutto che è.